calcio in Italia? Beh, sono al centro del nostro lavoro le battaglie di giustizia e di difesa di quelle che sono in Italia delle eccellenze che evidentemente il governo non riconosce come tali. Potete vedere qui la svendita di Alenia Ermacchi, che fa parte di Finmeccanica, società pubblica italiana, che quindi deve il proprio lavoro anche ai sacrifici degli italiani, che pensa di liberarsi di 178 lavoratori che sono un'assoluta eccellenza, per venderli a un privato che ha 178 persone in cassa integrazione, la cui cassa integrazione curiosamente stiamo già pagando noi. E la stessa Finmeccanica ha in altri stabilimenti campani, con le sue consociate, in altri stabilimenti campani lavoratori extracomunitari che evidentemente costano meno di questi lavoratori italiani che si lavora per mandare a casa. Beh, io penso non sia esattamente un modo geniale di gestire quelle che sono le eccellenze della nostra industria, soprattutto in una regione nella quale non è esattamente facile trovare posto di lavoro per lavoratori che oggi non vengono garantiti dalle scelte spericolate di Moretti e di Renzi.